Marta Viotto, segretario FLC della CGIL di Treviso, come mai oggi in piazza? Sì, buongiorno a tutti. Oggi siamo in piazza perché gli studenti vogliono rivendicare alcuni diritti che gli sono stati tolti grazie a queste manovre recessive dei diritti. Oggi sono in piazza e sono uniti in tutte le piazze del mondo insieme a quello slogan che è noi siamo il 99% e per questo chiediamo di non pagare ulteriormente. Noi vogliamo essere ricordati da questo futuro nuovo neo ministro in carica. Ecco, io credo che loro abbiano il diritto di rivendicare e rafforzare la volontà di stare più tempo a scuola, il diritto allo studio. Lo hanno chiesto in mille modi, hanno denunciato alcuni diritti che gli sono stati tolti per una serie di motivi che abbiamo visto nel corso di questi 3 anni, riducendo non solo il tempo a scuola ma alcune materie importanti e professionalizzanti per alcuni percorsi scolastici. Chiedono quindi che questo neo ministro possa impegnarsi e tener conto il neo ministro dell'istruzione Francesco Profumo, incaricato da ieri, possa tener conto della scuola pubblica statale. Nelle sue prime battute ha esternato che insomma, in qualche modo ci tiene alla scuola pubblica statale. Credo anche che questo ministro possa rappresentare, a differenza del precedente, lo spessore e rappresentare la scuola pubblica statale, perché ha un percorso all'interno dell'istruzione, un percorso di un certo livello, sa di cosa parla, ha già lavorato ed è in carica come rettore al Politecnico di Torino, è una persona quindi di una certa autorevolezza e riconosciuta in un sistema internazionale dell'istruzione. Credo anche che conosce il mondo dell'industria per un suo percorso già effettuato in alcune aziende e che sia forse la persona più adatta e idonea a poter unire istruzione e lavoro e saper quindi interagire ed interpretare le necessità che oggi questo mondo globalizzato ci chiede. Grazie.